Siamo in collegamento con il presidente della provincia di Bergamo Gandolfi e alla vostra attenzione la situazione della viabilità in Valle Seriana, in particolare quanto sta accadendo con il ponte di Fiorano al Serio. A tal proposito avete ricevuto anche una comunicazione sottoscritta dai primi cittadini del territorio. Come potrebbe essere risolto questo problema secondo voi? Innanzitutto grazie per l'invito. Il problema è un problema noto alla provincia. Il sindaco di Fiorano ha scritto immediatamente anche al mio predecessore quando è avvenuto il fatto che ha rovinato il ponte. Ahimè, quella strada che prima era di competenza provinciale, oggi è di competenza ANAS. Abbiamo lavorato congiuntamente anche con le amministrazioni per far sì che ANAS si prendesse a carico l'onere della sistemazione di quel ponte, che verrà fatto e appaltato entro brevissimo. Rimane in carico del comune invece la strada sovrastante, questo per vecchi accordi fatti tra il comune di Fiorano e i miei predecessori in questo ente, quindi la strada sovrastante è appunto del comune. Mi sono preso l'impegno con il sindaco Volandrina di dare un contributo al comune di Fiorano di circa 100.000 euro o anche qualcosa in più, qualora servisse, già inseriti all'interno del bilancio 2022, per dare la possibilità al comune di Fiorano di riqualificare anche quel tratto di strada, nella consapevolezza che quell'arteria non è un'arteria fine esclusivamente a Fiorano, ma serve un'intera zona, un'intera valle. Oggi non posso pensare di prendere in carico quella strada e quindi rendere quella strada provinciale, perché c'è un iter che è molto complesso e molto lungo per fare questo passaggio, ma nessuno lo esclude, anzi lo si può prendere in considerazione. Dall'altro, mi sento di dire che la richiesta espressa dai comuni, dove dicevano, visto che le province italiane prenderanno in futuro circa 1 miliardo e 400 milioni, perché non utilizzare parte di queste risorse sul nostro territorio e su questa arteria? Io preferisco specificare che quel 1 miliardo e 400 milioni a livello nazionale significa per la provincia di Bergamo un corrispettivo circa di 4 milioni e 800 mila euro in 5 anni, dal 2024 al 2029. E questi 4 milioni e 800 mila euro serviranno per la riqualificazione di ponti e strade esistenti. Questo non vuol dire che non ci potrà essere la riqualificazione e il rifacimento del ponte di Fiorano con un innalzamento dello stesso, ma è un percorso sicuramente molto lungo che prevede una progettazione adeguata e una condivisione anche territoriale di questo percorso, perché fare questo intervento comporterà sicuramente qualche milione di euro. Provate a fare una riflessione: noi avremo a disposizione questi 4 milioni e 8 per fare tutta la manutenzione straordinaria dei ponti e delle strade provinciali. Stiamo parlando di 1.250 km di strade e di circa 1.000 ponti che abbiamo in carico. Capite bene che diventa difficile ipotizzare oggi un investimento solo per rifare un ponte che in realtà oggi già c'è e risponde alla normativa esistente, che vada a sottrarre gran parte di queste risorse, perlomeno in maniera compiuta. Questo però non vieta il sedersi al tavolo con le amministrazioni locali e fare una riflessione compiuta tutti insieme per riuscire a trovare una soluzione che possa in qualche modo risolvere questa criticità della zona.